Questa è la funivia urbana di Lisbona. Questa è quella di Londra. Questa è quella di Città del Messico, con i suoi 10 km e 500 metri, è la più lunga al mondo. Questa potrebbe essere la funivia di Pescara. A Pescara un sistema di funivie urbane permetterebbe spostamenti a impatto zero, preservando aree verdi o pedonali come per esempio questa, vale a dire la strada Parco, dove si propone come un'alternativa concreta a filobus e tram. Il progetto l'ha regalato la città l'architetto Tommaso Di Biase. Un nuovo progetto di funivia. Perché? Cos'è che non va nel progetto attuale della strada Parco? Ma il progetto della filovia è un progetto vecchio, un progetto del passato. Il progetto di funivia urbana invece è un progetto per il futuro della città. Ma perché è passato? Cos'è che non va proprio? È un progetto che ha diversi problemi, ad esempio uno insuperabile è quello di decine e decine di interferenze delle strade che l'attraversano, che quindi lo interrompono. Il progetto di funivia, passando e essendo un progetto aereo, in pratica non viene mai interrotto, avrà diverse stazioni, quelle principali, e quindi permetterà che la sede della strada parco diventa un grande parco lineare. Senza contare poi il cosiddetto, tra virgolette, impatto ambientale. Certo, attraversare l'intera città in volo, magari su un bosco lineare, sarebbe un'esperienza più che unica. No, non è un progetto avveniristico, è un progetto realistico. Cioè è possibile, si può realizzare. Perché? Perché costa molto meno degli altri sistemi come la metropolitana, come lo stesso filobus. Tram e filobus costerebbe 9 milioni a chilometro. Quanto costa o costerebbe invece un impianto funiviario? 1,7 milioni a chilometro. La differenza è molto netta e la si vede subito. Un altro punto a favore è rappresentato dall'azienda leader mondiale in questo settore. La ditta leader nel mondo delle funivie è italiana e sta a Bolzano. Si sta realizzando in tutto il mondo, a Città del Messico, a Medellin. Il suo nome? Leitner. Tra l'altro la linea A, quella che passerebbe in questo progetto sulla strada Parco, con 11 km e 300 metri, sarebbe la più lunga del mondo. Costo complessivo di tutta l'operazione sarebbe 19 milioni e 200 mila euro.